Buonasera a tutti, amici del gruppo Gignic 80, io sono Andrea Persico e oggi andiamo ad inaugurare una nuova serie di video. E questi sono dei veri e propri unboxing di quelle che sono le nostre amate Nikko. Allora, credo che questa non abbia bisogno di grandi presentazioni. È una Turbo Panther del 1985. Incredibile, 37 anni sono passati. A marchio Jig, questa è la prima Turbo Panther arrivata da noi in Italia. Allora, la scatola è la stessa che poi ha equipaggiato tutte le Turbo Panther per il mercato europeo, solo che da noi diciamo che è durata solo un anno all'incirca, un anno e mezzo, perché poi alla fine dell'86 con l'arrivo diciamo, del nuovo prodotto Buggy Jig, la Jig stessa ha adottato un nuovo tipo di scatola su alcune vetture, quella a vetrina che diciamo tutti voi ben conoscono. Allora, vediamo nello specifico questa. Qui sopra, oltre ad essere raffigurata la macchina, ovviamente il telecomando, si specifica la frequenza 2745. Si elencano tutte le funzioni, come potete vedere qui, avanti, indietro, destra, sinistra, eccetera. La scala è riportata in 1.16. Qui vediamo raffigurata la versione gialla, che da noi non è mai arrivata. Si specifica quante e quali batterie devono essere utilizzate per far funzionare macchina e radiocomando. Andiamo a vedere il suo contenuto. Allora, la scatola, il coperchio lo poggiamo qui. Qui ci sono, questa è la spiegazione dell'antenna e del telecomando, le istruzioni, vediamole un attimo insieme, dove c'è raffigurata la macchina. Notare anche qui lo spoiler forato, la posizione viene indicata dei vari accessori, pulsante, spegnimento, chassis, lo sgancio del coperchio vano batterie, tutte le funzioni della macchina, le velocità, come sono fatte le sospensioni. Veniva insomma fatto un piccolo elenco di tutte quelle che erano le varie insomma caratteristiche della macchina. Uso e disposizione delle batterie, qui vediamo il selettore della marcia L e H, la regolazione dello sterzo, le varie modalità. Qui viene spiegato l'uso del telecomando, inserimento delle batterie, le funzioni ancora una volta, le varie raccomandazioni, la funzione turbo, bellissima, fino a quelli che sono i tempi di ricarica e le modalità. Insomma, questo era il piccolo libricino delle istruzioni. Vediamo la macchina. Questo lo togliamo. Allora, qui vediamo l'antenna del telecomando. Qui c'era un vano dove inserire le 8 stilo e qui c'è il vano, lo giro, per inserire la batteria del telecomando. Allora, togliamo la traversina, togliamo l'altra traversina, la pellicola che, come potete vedere, ha assunto la forma del body della Turbo Panther. Qui c'è la bustina con l'antenna e qui c'è la macchina che tutti voi ben conoscete. La mettiamo qui, tiriamo fuori anche il telecomando. Ok. Questo è il telecomando, lo poggiamo qua e questa è la nostra compagna di tante avventure. Eccola qua, la Turbo Panther. Il suo bumper piccolo nella primissima versione, questo è durato veramente, ragazzi, un giro di calendario, perché poi è stato sostituito con quello più lungo con i baffetti, mantenendo seppur le ruote da velocità. Qui abbiamo lo sgancio del coperchio delle batterie, vano batteria, eccolo qui. Qui abbiamo il selettore di velocità, come abbiamo visto
nelle istruzioni. Il filo dell'antenna io amo tenerli, diciamo, annodati intorno allo spoiler, mi dà un senso di ordine. Le sospensioni anteriori indipendenti, eccole, e le posteriori a ponte rigido, eccole qua. Eccole qua. Queste sono le principali funzioni della macchina. Qui abbiamo il jack di ricarica per ricaricare le batterie e le gomme. Sentite il rumore? Meraviglioso. Insomma, questa era la Turbo Panther. Questa è la Turbo Panther. Ci ha accompagnato per tanto tanto tempo nei nostri lunghi pomeriggi adolescenziali e oggi è diventato un discreto oggetto da collezione. Appassiona tantissimi tantissimi ragazzi, sia della nostra età che più giovani, ed è oggi come oggi considerato un vero oggetto cult degli anni 80. Spero che questo piccolo video, diciamo, di lancio per questa nuova rubrica del gruppo Gignic 80 vi sia piaciuto. Spero che questo possa essere anche un input per voi per poter realizzare un qualcosa del genere, e una cosiddetta spinta a far sì che il nostro gruppo sia sempre pieno di nuove iniziative e possiamo dire che trasudi passione da ogni poro. Ecco qua. Vi saluto, ci vediamo la prossima volta e inserisco il turbo. Ciao!